Abbiamo visto le condizioni in cui due o più bipoli sono detti in parallelo. Vediamo adesso le conseguenze di questa configurazione nel caso in cui i due o più bipoli in parallelo siano resistori. Allora, intanto la condizione generale è affinché siano in parallelo. Abbiamo detto che devono essere collegate tra gli stessi nodi. Pratica devono avere i terminali in comune. Il che significa che hanno la stessa tensione ai loro capi. Vediamo le conseguenze di questo, quindi nel caso di resistori. Prendiamo un semplice circuito, in cui sia presente un generatore di tensione VG. Colleghiamo. Tre resistori in modo tale che risultino tra di loro in parallelo. Allora, prima dell'identificazione del fatto che siano in parallelo, procediamo all'identificazione dei componenti, quindi questo chiamiamolo R1, questo chiamiamo R2, questo chiamiamolo R3. Stessi nodi, cerchiamo i nodi del circuito. Abbiamo un nodo superiore A e un nodo inferiore B. Ricordiamoci di non farci confondere, diciamo, dalla grafica del disegno del circuito. Qua il punto in comune tra i morsetti in alto dei terminali dei tre bipoli è sempre lo stesso, perché fra di loro non c'è nessun elemento, nessun bipolo che li separa, quindi è solo una separazione grafica ma non una separazione elettrica, quindi tutta la parte superiore qua che collega i resistori la possiamo considerare un unico nodo, così come la parte inferiore B. Affinché questo concetto sia chiaro, lo stesso circuito noi lo potremmo disegnare così. E mettere in evidenza che il nodo A e il nodo B, vedete, convergono nello stesso punto. La differenza fra questi due circuiti è soltanto una differenza grafica, quindi non una differenza elettrica, è una differenza grafica, non può portare a una diversa configurazione del circuito stesso. Quindi questi sono identici elettricamente. Una volta che abbiamo chiarito questo fatto, possiamo cancellare il secondo circuito, che abbiamo detto essere uguale al primo, e dedichiamoci all'analisi della prima versione. Allora, quindi procediamo a identificare, una volta identificati i nodi, le altre grandezze. Iniziamo, come sappiamo, dalle correnti. Qua è presente un generatore di tensione, quindi sappiamo che nel suo ramo, nel rispetto della convenzione dei segni, avremo la corrente uscente dal più del generatore. Poi abbiamo i tre rami, rappresentati dai tre resistori.
per questi la corrente, diamogli questo verso, per tutti non sono obbligato a farlo, ma scegliamo per tutti le correnti che vanno dall'alto verso il basso. Ovviamente si tratta di rami diversi, quelli del generatore e quelli dei tre resistori, quindi sono quattro rami nel circuito, le quattro correnti A, B e C saranno generalmente diverse fra di loro. Procediamo ancora nell'identificazione delle tensioni. Abbiamo, nel rispetto della convenzione dei segni dei vari per i bipoli passivi, avremo la V1, la V2 e la V3 dei tre resistori, tutte con il più verso l'alto dove entra la corrente. Adesso identifichiamo i tre resistori R1, R2 e R3 come effettivamente in parallelo. Vediamo che sono collegati fra gli stessi nodi, sono tutti e tre collegati fra il nodo A e il nodo B, quindi hanno i loro terminali in comune e quindi hanno ai loro capi la stessa tensione e quindi sono tra di loro in parallelo. Dal punto di vista pratico, le conseguenze sono queste: due o più resistori in parallelo presentano una resistenza equivalente che è data dall'inverso, quindi 1 diviso la somma degli inversi delle singole resistenze. Quindi matematicamente scriveremo la resistenza equivalente come data dall'inverso, quindi 1 fratto la somma degli inversi delle resistenze. Quindi al denominatore avremo l'inverso di R1 più l'inverso di R2 più l'inverso di R3. In questo caso, se avessimo più di tre resistori, proseguiremo nello scrivere la somma degli inversi. Più semplice e più comoda risulta la definizione invece di conduttanza equivalente del parallelo, perché la conduttanza equivalente del parallelo non è altro che la somma delle conduttanze che compongono il parallelo stesso. Quindi a questo punto noi abbiamo un circuito equivalente che trasformato diventa questo. Le altre parti del circuito, in questo caso il solo generatore di tensione, mantiene lo stesso rappresentazione nel circuito. Ovviamente lui nel circuito originale erogava la corrente IA, niente deve cambiare per il generatore, quindi continuerà a erogare la corrente IA, ma al posto delle tre resistenze in parallelo avremo la singola resistenza equivalente del parallelo con tensione V, chiamiamola V equivalente ancora ai capi della resistenza equivalente, che semplicemente osservando il circuito si vede che è uguale a quella del generatore, così come era uguale a quella del generatore, sia la V1 sia la V2 che la V3 in questo circuito, uguale tra di loro proprio per la definizione di resistenza equivalente. Vediamo adesso, facciamo una prova, una controprova di questa equivalenza dal punto di vista energetico, andando a calcolare la potenza erogata dal generatore. Potenza erogata dal generatore è data da Vg per IA, la tensione ai capi del generatore per la corrente che lui eroga, e nel circuito di partenza questa deve essere uguale alla somma delle potenze assorbite dai tre resistori, quindi potenza assorbita da R1 più potenza assorbita da R2 più potenza assorbita da R3
R3, la potenza assorbita da R1 sappiamo essere V1 quadro diviso R1 più la potenza assorbita da R2 V2 quadro diviso R2 più la potenza assorbita da R3 V3 quadro diviso R3, ma abbiamo detto anche che Vg è uguale a V1 ed è uguale a V2 uguale a V3, altrimenti non sarebbero in parallelo i tre resistori, e quindi V1 al quadrato, V2 al quadrato e V3 al quadrato non saranno altro che sempre la Vg, quindi avremo Vg al quadrato che possiamo mettere in evidenza, che è moltiplica 1 su R1 più 1 su R2 più 1 su R3, ma gli inversi delle resistenze non sono altro che le conduttanze, quindi sarà Vg al quadrato per G1 più G2 più G3, e quindi sarà proprio Vg al quadrato per G equivalente, e quindi dimostriamo che la potenza assorbita dai singoli resistori in parallelo è identica alla potenza assorbita dal resistore equivalente che ha conduttanza equivalente data dalla somma delle conduttanze. Un caso particolare di resistori in parallelo lo abbiamo se i resistori sono solo due. Supponiamo di avere questa configurazione, il circuito continua, questo sia una R1, questa sia una R2, hanno in comune i capi, il nodo di collegamento, quindi sono in parallelo. In questo caso la resistenza equivalente nel caso di solo due resistori è R1 per R2 fratto R1 più R2, non è una formula diversa da quella generale, ma è semplicemente la sua esplicitazione matematica. Caso ancora particolare da tenere in considerazione, anche se abbiamo poco spazio, nel caso che R1 sia uguale a R2 come valore, allora la resistenza equivalente del parallelo è uguale a R1 mezzi o R2 mezzi, avendo lo stesso valore.